puoi darmi un voto, un bilancio? Cioè, logico che non penso che io sia né la persona adatta né magari il momento giusto per fare un riassunto della stagione, perché insomma si vive di momenti, quindi spiegare adesso tutti i vari momenti della stagione è difficile, però penso che su 42.000 tifosi che vengono allo stadio, se li chiedi a tutti i 42.000 se preferiscono fare una stagione come questa, andare a fare 5 vittorie su 6 in Champions League e meritarsi la qualificazione ai quarti sempre in Champions League, rischiare di andare in finale in Coppa Italia e magari anche soffrire in campionato, penso che, pensandoci bene, tutti i tifosi preferiscono una stagione così, con grandi successi, grandissime partite, piuttosto che una stagione dove magari non fai mai una gran partita, non fai mai partite storiche, tra virgolette, lotti fino al quarto posto, finale, magari ci sta che lo raggiungi come hai fatto per 4 anni, per un punto, per un gol all'ultimo minuto, però ci sta anche che non lo fai, come quest'anno. Noi abbiamo puntato sulle grandi competizioni perché ci sentivamo forti per farlo, abbiamo fatto vedere che siamo all'altezza di grandissime squadre e quando ci siamo ritrovati a lottare sopra il campionato avevamo quei 6-8 punti di distanza, perdendo una partita in più sono diventati irrecuperabili. Poi trovare le motivazioni per andare a vincere sui campi difficili in trasferta solamente per vincere, quando comunque hai giocato 55 partite in un anno, c'hai tanti infortuni e tutto, però sicuro che non è semplice, però è stata la mano, si è sempre presi le nostre responsabilità, come si sono sempre presi anche i nostri meriti, se abbiamo vinto Liverpool non ho visto nessun altro che noi in campo, quindi insomma ci siamo presi i meriti e ci sono delle critiche. Fino a che le cose non sono ufficiali non è che possiamo rispondere, però penso che il mister insomma ha fatto bene a Parma, ha fatto bene con noi a Fiorentina, benissimo. Se andrà da qualche altra parte farà sicuramente bene da qualche altra parte, perché ha uno staff tecnico e una capacità di allenare che insomma di altissimo livello, e ovviamente per noi soprattutto diciamo che l'ultima storia della Fiorentina negli ultimi 5 anni è stata praticamente sempre con la guida sua, e ovviamente se ci sarà un cambiamento bisognerà prenderlo tutti insomma come tale, adattarsi a qualsiasi cosa, consapevoli del fatto che comunque i risultati che abbiamo fatto in 5 anni insomma per una certa parte sono dipesi anche comunque dalla società, dalla Fiorentina e da tutti i giocatori che sono passati in questi 5 anni, quindi cambierà il tecnico ma non gli obiettivi, i giocatori o comunque il nostro modo di affrontare gli allenamenti, le partite, i campionati, con gli stessi obiettivi e la stessa voglia.